sì, c'è mancata lucidità, palle perse proprio per la mancanza di lucidità. Ci siamo svuotati dopo la partita con Israele, e non è facile, anche se abbiamo giocato contro la Francia, non era facile motivarsi. Al massimo come contro l'Israele. Poi Francia è una gran squadra e abbiamo avuto le chance per entrare in partita, scelte frettolose ci sono costate a questo risultato. Però sono contento, abbiamo fatto vedere che possiamo stare in partita anche contro di loro. A questo punto abbiamo la possibilità però di chiudere bene questi campionati europei, perché affrontiamo la Norvegia domani nella gara per l'11º-12º posto. Sì, adesso non posso dire, adesso dobbiamo vedere anche come stanno i ragazzi, c'è stato anche qualche piccolo infortunio, niente di grave, però non siamo in tanti e vediamo domani come stiamo fisicamente, se possiamo ancora certi giocatori sfruttare al massimo. Oggi ci abbiamo provato proprio perché tipo era Francia, era una partita da giocare. A proposito, c'è anche il debutto, hai utilizzato anche con continuità i due ragazzi più giovani, De Angelis l'avevamo già visto in questi campionati europei, oggi ha segnato anche Zanon. Sì, oggi è entrato anche Zanon, abbiamo provato con gli a sorpresi col primo tiro, dopo un po' di difficoltà perché se lo aspettavano, però per lui penso che già che sta qua a guardare questo europeo è già molto, e figuriamoci a entrare a giocare la partita. Eravamo molto affaticati dalla partita contro l'Israele, però non era una scusante. Siamo andati contro la Francia, partita molto tosta già dall'inizio, ci ha messo un po' in difficoltà con la loro difesa alta in 5-1, però la partita è andata come è andata, abbiamo perso, nessun problema, adesso testa la partita di domani e cerchiamo di dare il massimo. Sì, siamo andati un pochettino in crisi su certe gestioni del pallone, soprattutto in attacco oggi, dove invece avevamo brillato nelle altre partite. Sì, molto probabilmente ci avranno anche visto nelle altre partite e ci avranno studiato per metterci in difficoltà, ci siamo fatti. Però non è questo che ci deve buttare giù di morale e adesso andiamo avanti al 100%. Adesso la Norvegia. Sì, adesso la Norvegia, ancora lì sarà una partita importantissima e molto difficile. Noi cercheremo ovviamente di portare a casa il risultato, siamo molto carichi.